Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e questo è un nuovo videogioco uscito oggi 15 novembre direttamente su Game Pass, sviluppato da Obsidian Entertainment, che come ben sapete fa parte dei Microsoft Studios da qualche anno ormai. E questo Pentiment è un gioco decisamente minore, diciamo alla Grounded, che però potrebbe, come Grounded, riservare parecchie sorprese. Quindi partiamo. Sono molto curioso, vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pentiment, se lo avete già provato o se lo proverete, e iscrivetevi al canale per non perdervi ovviamente i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video se avete gradito particolarmente questo videogioco e volete farlo scoprire magari anche ai vostri amici. Iniziamo! Nuova partita. Font ad alta leggibilità. Ok, questo gioco utilizza font stilizzati ed effetti calligrafici la cui lettura potrebbe rivelarsi ostica. L'opzione font ad alta leggibilità rende la lettura più scorrevole tramite la disattivazione di alcuni font ed effetti calligrafici. Vedete, ci sono i due esempi. Questa è la scrittura che troveremo perché è un gioco ambientato nel Medioevo, da quello che so. Quindi scrittura da contadino, scrittura da scriba, scrittura da umanista, scrittura monastica e carattere tipografico, oppure questa che è un po' più semplificata. Anzi, è solamente un carattere. Io direi di usare questa per un maggiore realismo, che dite? Andiamo. Cioè, per una maggiore immersività. Funzione di salvataggio automatico. Andiamo. Siamo pronti. In principio erat verbum. Ok, questo è latino. Cosa dobbiamo fare con questo sasso? Oh! Ah, stiamo cancellando la storia? Stiamo cancellando tutto, raga. Saremo noi quindi a scriverla. Eccoci qua, appunto, Xbox Game Studios, come vi dicevo. Tecnicamente sarà tutto in italiano, almeno i testi, però da quello che so è un gioco scritto principalmente, testuale. Pentiment. E come vi dicevo è una produzione minore, non aspettatevi cose alla Fallout New Vegas, alla The Outer Worlds, per intenderci, che sono produzioni invece maggiori dello stesso studio. Ci sono i titoli di testa, come se fosse un film. Ok. Guardate che belline tutte le immagini. Ambientato in Europa, vedendo la mappa. Ambientato in Baviera, quindi nel 1518. E ora non vorrei fare una gaffa, è da un po' che non la ripasso storia, quindi tecnicamente siamo nel Rinascimento, no? Non nel Medioevo. E l'abate mi disse: Andreas, non voglio che tu distragga le sorelle in biblioteca. Ho bisogno che tu finisca questo lavoro entro la fine di aprile. Limita il più possibile le tue conversazioni con fratello Piero. No, fratello Piero! Allora, io farei o fratello Piero o non voglio che tu distragga le sorelle in biblioteca. Perché, sapete, un po' marchioni lo siamo. Però limitiamo il più possibile, anzi no, andiamo a distrarre le sorelle in biblioteca. Ehe, stai di nuovo facendo il lavoro del diavolo, vero? Dice Sangrobiano. Non incoraggiarlo, dice Beatrice. Eccola lì. La dedizione al proprio lavoro conduce ai piaceri della mente, ben superiori rispetto a quelli del corpo, dice Socrate. O sei tu a doverti trovare delle amanti più focose, o sono io a dover imparare a lavorare nello stile di Socrate. Come hai risposto all'abate, Andreas? Ho chiesto scusa e ho detto che sarei stato più attento. Ho detto, non è colpa mia se Dio mi ha fatto così bello. L'ho ignorato, che è esattamente ciò che meritava il suo commento. Facciamola quella in mezzo.
sei insopportabile. Ahimè, a differenza di quanto avveniva ai miei tempi, questa fede cristiana non vede di buon occhio il desiderio. Oh? Forse questo desiderio per te insegnerà loro ad apprezzare di più la bellezza. Giusto, la prossima volta prova a dirlo all'abate, Andreas. Questa penso sia un'opera teatrale, eh. Sii paziente e sopporta le ire dell'abate. O dell'abate. Dell'abate, credo. Presto avrai finito l'opera che ti ha commissionato, e con essa il tuo capolavoro. Fantastico per te, Gianni. Quindi tornerai a Norimberga, dove ti aspettano il matrimonio e la tua nuova vita da maestro. Un matrimonio con una donna che non ha mai incontrato, non è certo l'ideale. L'alternativa è diventare filosofo. Gesù, allora devi assolutamente sposarti. È carina, almeno? Allora, vediamo. È ciò che ha scritto mio fratello nella sua lettera, ma forse stava solo cercando di risollevarmi il morale. Adorabile, a giudicare dal piccolo ritratto che ho ricevuto, ma noi artisti sappiamo essere degli ottimi adulatori delle nostre opere. Oh, chi lo sa, in ogni caso non è per questo che lo faccio. Dai, facciamo adorabile. Si sta facendo tardi, la ruota del tempo non si ferma per nessuno, Andreas. Temo che tu debba lasciarci. Ah, è vero, maestà. Tornerai presto a farci visita? Spero di sì, ma è una cosa che esula dal mio controllo, maestà. Non lo so, maestà. Beh, immagino che non sempre sognerò di visitare questo luogo, maestà. Mettiamo solo, semplicemente non lo so. Pregherò affinché tu stia bene e torni presto a trovarci. Groviano, per favore, assicurati che Andreas giunga a casa sano e salvo, che questa non è una rappresentazione teatrale, allora. È sotto forma di rappresentazione teatrale, anche con Beatrice lì sul terrazzo, però... In realtà è la realtà, è l'antefatto di questo videogioco. Certo, maestà. A presto, Andreas. Addio, prete Gianni. Va bene. Ignora gli altri folli, Andreas. Lo faccio sempre. Guardali che folli che sono, tra l'altro. Cosa fanno? Oh. Buttalo in mare, buttalo in mare. Beh, o almeno potrei provarci se la smettessero di darmi dei... pestoni, infatti aveva sbagliato a scrivere. Guardate dove mettete i piedi. Sono dei poveri folli, Andreas. Non ha senso cercare di insegnar loro qualcosa. Poveri folli, proprio. So che il vecchio prete Gianni vorrebbe che tu tollerassi tutte le stronzate dell'abate, o dell'abate, ma poiché sono io ad accompagnarti a casa, l'ultima parola spetta a me. Non farti mettere piedi in testa da lui, ragazzo. No, l'abate può... comandarmi a bacchetta. Sta solo cercando di mantenere l'ordine nell'abbazia. Dopotutto, io sono un estraneo. È tutto a posto, non voglio causare problemi. Non voglio anche causare problemi mai nella vita. Non è questo l'atteggiamento giusto. Devi farti rispettare. Sì, vabbè, capite. Non può buttarlo in mare quel tipo. Dai, buttalo in mare. Ah, per favore. Potreste Ma guarda che stronzo. Ma buttalo in mare, ma scusa. Mi arrendo. Portami a casa, Groviano. Come desideri, Andreas. Ok, quando il dialogo finisce appare quella X rossa. Buongiorno, Ursula. Buongiorno, Andessa. Cosa? Ah, giustamente Andreas. È ora di alzarsi. Vai. Possiamo muoverci ora? Capitolo 1. Il barone. Aprile 1518. Qualche pagina in più. Torno all'abbazia. X missioni. Diamo un'occhiata. Oh, bello il menu così. Allora, prima ora. Anzi, sì, prima. Ora 6. Un altro giorno. Altre pagine per l'abate, o l'abate, e, si spera, qualcuna per me. Devo attraversare la città e dirigermi all'abbazia per iniziare a lavorare nello scriptorium. Ok. Allora, diamo un'occhiata qui. Dovrei davvero dare una bella pulita. Dalla allora. Il Picatrix, anzi, è la chiave di Salomone Leptameron, o Leptameron, il priore Ferenc, cos'è che ha detto? Continua a darmi tutti questi libri da leggere, ok. Va bene, vai a letto. Non ho ancora sonno, magari dopo la compieta. La compieta è importante, ragazzi. Casa dei Gertner, andiamo. Ursula, parliamo con quella che penso sia nostra figlia.
Andrerer. Va bene, va bene. Di qui non c'è nulla. Proseguiamo da questa parte. Allora, salve Clara. Buongiorno Andreas. Hai dormito bene? Benissimo, grazie. Abbastanza, l'importante è dormire. Non molto, ma che vuoi farci? Dai, benissimo. Oh, sono così felice di sentirtelo dire. Ad ogni modo, so che andrai all'abbazia, quindi ti ho preparato del cibo. Grazie. Mandorle, formaggio e un po' di pane di segale che ti piace tanto, quello degli Aiban. Otto mi ha detto di riferirti che ti invita a cena con lui all'abbazia. Ok, Otto, va bene. Otto è passato di qui? Aiva, interessata, eh? Su, anzi sì, verso l'alba. Che ci dà il pranzo. Ecco qua, Andreas. È molto gentile da parte tua, Clara. Grazie mille. Maestro Andreas, se non ti è di troppo disturbo, potrei, cioè potresti. Sarebbe un problema per te pagare l'affitto del mese prossimo oggi? A queste, voglio subito i soldi. E se lo aumentassimo di due grossi? Perché? Affitto. Vogliono l'affitto loro. Detesto dovertelo chiedere, ma siamo in ritardo di 2 mesi con il pagamento delle tasse per l'abbazia. Peter sta perdendo i capelli per questo, infatti correggono. Più del solito, intendo. Ma certo, non è affatto un problema, e poi non vogliamo certo che Peter perda tutti i suoi preziosi capelli. Suppongo che non sia impossibile. Sì, penso di potercela fare. Non posso promettere nulla, vedrò cosa riesco a fare. Beh, io. Aspetta, queste tasse non erano previste? Non so bene come. Cos'è? Non so bene come. Non so bene come rispondere. Il pagamento dell'affitto non era previsto fino all'inizio di maggio. È come una sorta di rimandare un po' la faccenda. E lei ti dice: sii generoso, Andreas. Puoi permetterti di spendere e alleggerire il loro fardello. Oppure, bisogna considerare le conseguenze dell'inazione. Oppure, che storia è questa? Non pagano le tasse ogni anno? Perché la cosa dovrebbe ricadere su di te? Ok, sono palesemente, appunto, tre modi di rispondere che delineano tre caratteri della personalità. Abbiamo il carattere gentile, buono e positivo, il carattere neutro e il carattere invece malvagio. Facciamo quello malvagio, dai. Vorrei solo sapere come mai queste tasse li hanno colti di sorpresa. Meglio tenere i miei pensieri per me. No, no, vorrei sapere perché li hanno colti di sorpresa. Potrebbe offendersi, ma farei meglio a non lasciarmi coinvolgere nei loro problemi. Vai. Peter dice che le nostre tasse sono rimaste uguali per anni, ma quando ci siamo sposati non fanno che, da quando ci siamo sposati non fanno che aumentare. Un tempo, se non avevamo i soldi, potevamo pagare in natura. Ah, ok, con parte del nostro raccolto, ok? Non in natura nell'altro senso. Dall'anno scorso l'abate o l'abate ha revocato questa possibilità. Ora, se non otteniamo un buon prezzo dal mugnaio, è difficile dare all'abbazia la sua parte. Viene colpa del mugnaio. So che non è un tuo problema, Andreas, e Peter è troppo orgoglioso per chiedertelo lui stesso. Saresti così gentile da aiutarci? Ma certo, non è affatto un problema, e poi non voglio certo che Peter perda tutti i suoi preziosi capelli. Vabbè, suppongo non sia impossibile, dai. Te ne siamo molto grati, davvero, Andreas. Scusami ancora per avertelo chiesto. È orribile ritrovarsi in una posizione del genere. Peter lavora sodo, ma sembra che non basti mai. San Luca ti benedica per averci aiutato. Grazie San Luca. A proposito di San Luca, come sta venendo il tuo capolavoro? Sono passati 2 mesi, non è vero? Procedere lento, temo. Trascorro gran parte delle mie giornate a sbrigare lavori per l'abbazia, infatti. Stupida abbazia. Il priore Ferenc mi permette di dedicarmi al mio capolavoro solo durante la liturgia delle ore. Una restrizione ragionevole, ma che rallenta il mio lavoro. Il consiglio comunale non ha richiesto un capolavoro, lo sto facendo principalmente per mostrarlo ai clienti e per me stesso. E sì, quando finirò, tornerò a Norimberga, dove mi sposerò e aprirò una mia bottega. Da Norimberga all'università e ora in giro per il mondo come un miniatore. Sì, colui che fa le miniature. Chissà cos'altro ti riserverà il futuro, maestro Andreas. Già. Ho proprio la sensazione di stare iniziando un nuovo capitolo della mia vita. E infatti, dopo qualche passo falso, molto girovagare, un po' troppo divertimento, un po' troppo divertimento. Deve essere angosciante ricominciare tutto da capo. Se ho ancora la possibilità di fare qualcosa della mia vita, lo devo alla mia famiglia. Sia così, ma adesso so cosa voglio.
fare e lo farò. Questo verrà ricordato. Non molti hanno la possibilità di scegliere. Di certo nessuno ce l'ha qui a Tassing. A proposito, non me ne intendo di arte, ma ti ho visto fare dei disegni stupendi sul tuo taccuino. Il tuo capolavoro sarà magnifico. Ok, lo è la più bella delle mie opere. È sulla buona strada, beh, è difficile dirsi finché non sarà finito. È sulla buona strada, non sbilanciamoci troppo. Il duro lavoro ti porterà lontano, così diceva mio padre, che Dio l'abbia in gloria. Ora devo tornare dal mio lavoro. Buona giornata all'abbazia, Andreas. Ci vediamo per cena, dopo i vespri. Ti ringrazio, ma stasera non posso. Sono stato invitato a cena da Klaus Drucker. Ah, abbiamo un invito a cena. Nessun problema, salute Drucker da parte nostra. Naturalmente. A presto, Clara. Ok. Possiamo andare a parlare con Eva? Salve, Andreas. Ok, non possiamo però iniziare un dialogo vero e proprio. Con Clara, sì? Salve, Clara. Hai un momento per fare due chiacchiere? Certo, Andreas. Come posso esserti d'aiuto? Mi chiedevo se potessi aiutarvi con i vostri problemi di tasse. Hai detto che eravate in ritardo con le tasse dovute all'abbazia. Esattamente quanto vi manca? O beh, più o meno due fiorini. Ok. Se non riesci a pagare l'affitto in anticipo va bene lo stesso. Sono sicura che riusciremo a trovare un modo per pagare l'abate. O l'abate. Mi fa piacere contribuire con quel che posso. So che sono tempi duri per voi. No, no, vi porterò i soldi. Ero solo curioso. Ah, capisco. Peter è troppo orgoglioso per chiedere l'elemosina quando c'è ancora della terra da arare. Infatti, continua a sbagliare a scrivere sti contadini. Scusa, non avrei dovuto proprio chiederti dell'affitto. Sei giovane e hai tutta la vita davanti. Mi fa piacere pagare in anticipo, Clara. Vi siete dimostrati accoglienti nei miei confronti e io posso fare qualche sacrificio in più della tua famiglia. Sicuro? Vabbè dai, facciamo così, poverini, cioè, ti stiamo trattando malissimo. Che Dio ti benedica, Andreas. Non fare parola con Peter, va bene? Anzi, non farne parola con Peter, va bene? Detesterebbe sapere che ti ho parlato dei nostri problemi. Non saprà nulla. Grazie, Andreas. A presto, Clara. Ok. Abbiamo fatto anche questo dialogo. Possiamo tornare su, ma non ha molto senso. Andiamo alla fattoria di Gartner. Eccoci qui. Ah, poi aumenta anche la velocità. Salve, Peter. Andreas. Grazie, che dialogo profondo. Vecchio Peter, che è il padre. Dio vi benedica. Ha! Andreas. Ah, oh sì, Andreas. Ultimamente c'è un tempo terribile. Questa città è andata a puttane rispetto ai miei tempi. Non credo che gli abitanti della città possano fare molto riguardo al tempo. Le cose erano molto diverse quando ero giovane, ma non credo che gli abitanti della città possano fare molto. E, beh, ovviamente al giorno d'oggi non saprebbero cosa fare. Nessuno segue più le antiche usanze. Ha ragione. Il vecchio abate, o abate, non si preoccupava molto delle nostre usanze. Tra una parte e l'altra andrò a vedere dove va l'accento in abate, così almeno non continuo a fare questa gaffe. Non gli importava se lasciavamo una piccola offerta a... chi è? Percita? Per mantenere il cielo sereno o il clima mite. Mattias sapeva che era nei nostri cuori. Dio, ma no, Cristo, era nei nostri cuori. Anche se il nome della Dama Bianca era sulle nostre labbra. La chiesa ha bandito tutti i riti legati agli dei pagani, vecchio Peter. Che tipo di antiche usanze? Pensavo fosse San Maurizio a proteggere Tassing. Pensi che gli spiriti stiano guastando il tempo da quando nessuno segue più le tradizioni? Infatti chiediamoglielo. Siete più svegli di quanto sembrate, eh? I santi non sono stati i primi a vegliare su Tassing. Mio padre lo sapeva. Anche il vecchio Running Camper lo sapeva. Quel bastardo di un abate o di un abate potrà non essere d'accordo, ma alcuni di noi mantengono vive le tradizioni. Come la vecchia vedova, Ottilia. Non ne parlerò all'abbazia. In cosa consistono queste tradizioni? Quando ti alzi di notte per pisciare, cammina lungo il lato destro della casa e non tornare mai sui tuoi passi quando rientri. Avete capito, ragazze? Così le streghe non ti rubano l'anima. Ok? Oh, davvero? Interessante. Meglio che vada. Sì, meglio andare. Va bene, Dio vi benedica. Ok. Andiamo. Ah, di qua non posso andare, però. Posso muovermi solamente in due direzioni. Quindi da questa parte. Oh, c'è Jorg il grosso. Buongiorno, Andreas. Buongiorno, Jorg. Come va? Lavori oggi? Sì, sto riposando un po'. Anzi, sto riposando un po'.
Papà è ancora nei campi. Ha preso una pietra con l'aratro e solo il Signore sa quanto tempo mi ci è voluto per tirarla fuori dal terreno. Stai andando all'abbazia? Tutti i giorni tranne la domenica. Sì, capisco. Ringrazio Dio per le domeniche. C'è odore di tempesta, no? Perché non andate a pisciare, quella roba lì. Io sento solo l'aria fresca di montagna. Hai viaggiato troppo. Dove hai trascorso il tuo apprendistato prima di arrivare a Tassing? Allora, qua dobbiamo scegliere l'origine del nostro personaggio. Scegli le origini che influenzeranno le decisioni del tuo personaggio nel corso delle vicende narrate. Tieni premuto per confermare la tua scelta. Allora, possiamo provenire da Basilea. Andreas parla un po' di italiano. Oh, bello! È di francese e conosce i punti di riferimento culturali di Basilea e delle vicine Berna, Zurigo e Friburgo. Fiandre. Andreas parla un po' di olandese e di francese e conosce punti di riferimento culturali di Anversa, Bruges e Gand. Italia. Andreas parla italiano, un po' di greco e conosce punti di riferimento culturali di Firenze, Venezia e Milano. Beh, ragazzi, cosa se non Italia, voglio dire, per noi. In Italia, principalmente a Firenze, ma anche a Venezia e a Milano, anzi Venezia, per pronunciarla correttamente. Italia? Non c'è da stupirsi che i tuoi sensi siano annebbiati. Sei stato laggiù troppo lungo? Oh, ma cosa vuoi, Jorg? Resta su queste montagne per un po' e anche tu sentirai l'odore delle tempeste in arrivo. Quanto tempo ci vorrà? 10, 15 anni? Non credo di avere così tanto tempo, Jorg. E comunque, che cosa hai fatto per tutto quel tempo in Italia? Ok, quando ci fanno domande sulla nostra origine appare quel simbolino. Oltre all'arte, intendo. Ah, scegli l'origine. Ok. Edonista. Andreas cerca il piacere ovunque vada. È estremamente socievole e vanta una certa esperienza di tutti i vizi del mondo. Artigiano. Andreas vive per lavorare e dedica tutto il suo tempo alla sua arte. Topo di biblioteca. Andreas trascorre tutto il suo tempo libero reperendo e leggendo quanti più libri possibile. Furfante. Andreas tende a farsi coinvolgere in complotti, scherzi, zuffe e piccoli crimini. Imprenditore. Andreas dedica gran parte del suo tempo a farsi pubblicità, ottimizzare le spese, realizzare investimenti e far quadrare i conti. Allora, io sarei orientato su Furfante e su Edonista, che mi sembrano i due più divertenti da giocare. Andreas cerca il piacere ovunque vada. Beh, facciamo Edonista. Sentite l'effetto sonoro? Le donne italiane sono bellissime, il vino è squisito. Come pensi che abbia trascorso il mio tempo? Ti sei divertito? Allora. Ma forse è meglio se non ne parli con padre Thomas. Perché no? I sacerdoti ci dicono di emulare la vita dei santi. Venero Sant'Agostino che disse: Signore, rendimi casto, ma non subito. Se lo dici tu, Andreas, io rimango convinto che ti metterai nei guai con padre Thomas. Jorg! Comunque, ora è meglio che vada. Jorg! Andiamo! Papà si sta già lamentando che ci ho messo troppo tempo, anche se lui non ha alzato un dito per spostare quella pietra. Ci vediamo, Andreas. A più tardi. Ok, abbiamo finito anche il dialogo con Jorg. E andiamo verso il villaggio. C'era anche il glossario da aprire, giusto? Diamo un'occhiata un po' a questo glossario. Ingrandisci. Ah, così, ok, sposta. Questo però è tutto scritto in latino. E non posso interagire con nulla. No, non posso fare nulla. Ok. Mentre per aprire le missioni con X era giusto? Sì, con X. Poi abbiamo questo Ex Libris, o è... Sì, Ex Libris, immagino, se no è X quella, che ci racconta le nostre origini. Proveniamo dall'Italia e siamo edonisti. Ok, Andreas parla italiano, Andreas cerca il piacere ovunque. Ok. Poi andiamo sulla mappa. Mappa di Tassing. Ah, però. Ah, con su e giù si va avanti e indietro nella pagina. Non con destra e sinistra, strano. Allora, noi dov'è che siamo? Casa dei Drucker, dove dovremmo andare a cena, probabilmente. Fabbro, Pascoli. Dov'è che siamo noi? Fattoria di Bauer, magari siamo lì. No, fattoria di Gertner, ecco dove siamo.
Ah, ci indica con la freccetta, immagino. Siamo lì in basso a sinistra. Ok. Da lì noi dovremmo andare all'abbazia, quindi dovremmo andare in alto, cioè a destra e poi in alto, a nord-ovest praticamente. Ok, poi la gente. Ah, abbiamo informazioni su tutta la gente. Guarda qua, tutta la gente. Clara Gertnerin, Klaus Drucker, Heinrich Schmidt, Eva Gertnerin. Ma Eva chi è? Figlia di Peter e della sua defunta moglie, Christine. Eva è stata cresciuta per lo più dal fratello e dal padre. Ah, ok. Quindi Clara è la seconda moglie di Peter, perché la prima è morta. Madre di Ursula, che dovrebbe essere quella bambina che abbiamo visto. Klaus Drucker e sua moglie Marie sono gli stampatori della città di Tassing. Sebbene Tassing sia un luogo insolito per ospitare una macchina da stampa, il loro giro di affari è alimentato da pellegrini e altri viaggiatori che percorrono la via Imperi. Ok, hanno un figlio di nome Berthold. Ok. Priore. C'è padre Thomas da qualche parte? Eccolo lì, padre Thomas, che probabilmente avremo a che fare molto con lui. Sacerdote della città di Tassing. Si prende cura del suo gregge presso la chiesa di Nostra Signora del Labirinto. Ok, vecchio Peter Gertner. L'anziano padre di Peter, infatti voi indovinate che fosse il nonno. Il vecchio Peter ha un piede nella fossa da anni, ma continua comunque a lavorare in suo campo. È l'uomo più anziano della città. Ok, poi possiamo andare al glossario. Abbiamo San Maurizio, Venezia, Vespri. Abbiamo un po' di informazioni, direi di leggerle. San Maurizio è il santo patrono di Tassing. La leggenda narra che avesse origini egizie e che fosse al comando di una legione romana convertitasi al cristianesimo. Tutti i legionari, Maurizio incluso, furono martirizzati per la loro fede. La sua mano viene conservata come una reliquia nel santuario di Chiersau, immagino. Venezia, una delle repubbliche più potenti della penisola italiana. Sì, Venezia era strapotente, in passato. Affacciata sulla costa nord-occidentale del Mar Adriatico, Venezia è un importante centro commerciale e artistico dell'Europa meridionale. Venezia iniziò a perdere il proprio potere quando la rotta commerciale principale iniziò a svilupparsi attraverso l'Atlantico. Essenzialmente Venezia iniziò a perdere un po', ma finché si era concentrati sul Mediterraneo, Venezia era strapotente. Vespri, ora canonica corrispondente al tramonto, una delle due ore principali dedicate alla preghiera, a cui seguiva la cena. Capito, ragazzi? I Vespri. Poi abbiamo Norimberga, che è città libera del Sacro Romano Impero, importante centro commerciale e artistico, sede anche di vari laboratori di stampa. Perchta, o Derchta, dea pagana delle Alpi, associata agli animali e alla filatura della lana. Viene ancora invocata da alcuni cristiani in Austria, Svizzera, Baviera. Svezia è quella che invocava il vecchio Peter, giusto? San Luca, evangelista cristiano e santo patrono degli artisti e dei medici, spesso rappresentato con accanto un toro alato. La Compieta, ora canonica corrispondente alle Venti, è una delle ore minori dedicate alla preghiera, poco dopo la quale i monaci e le suore si ritirano nei loro dormitori. Quindi abbiamo i Vespri, poi c'è la cena e poi c'è la compieta dove si prega di nuovo e infine si va a dormire. Fiorino, monete d'oro usate come valuta in tutto il Sacro Romano Impero. Sebbene esistano criteri di valutazione diversi a seconda della regione, il fiorino è generalmente considerato equivalente al fiorino fiorentino. Ok, abbiamo guardato quindi tutti i vari qui, i vari asterischi. C'è un asterisco ancora sulla mappa. Ah, l'abbazia di Kiersau, non avevamo visto la mappa effettivamente. Ok, però noi adesso siamo nei dintorni di Tassing. Ok, salve Andris. Salve Andreas. La fucina di Andris Schmidt è molto più piccola di quella che usa l'abbazia. Ok, qui abbiamo le pecorone, ma non possiamo andare da questa parte. Possiamo solamente andare di qui. Ehi, perché non vai? Grazie. Ah, ci faceva scegliere se andare su? Magari. Ah, ok, sì, qua ci fa scegliere. Un po' laggante il gioco qui, eh. Cioè, un po' strano. Cosa? Niente, abbiamo solamente salutato Martin. Salve Veronica. Salve Andreas. Vorrei scendere da qui. Ecco. Non posso passare. Devo per forza andare da questa parte, allora. Cioè, devo prendere la strada qui in basso e parlare con loro. Martin, per favore, puoi aiutarmi? Cosa vuoi? Li sto tenendo d'occhio.
Martin è un po' un ragazzaccio, eh. Già si capisce, guarda che espressione che ha. A me sembra proprio che tu stia semplicemente di auziare. Brava, diglielo. Martin, per l'amor di Dio, aiuta tua cugina. Ah, buongiorno Andreas, perdonaci. Una parte della staccionata è caduta e le pecore sono uscite dal recinto. Posso fare qualcosa per aiutare? No, perdonatemi voi, meglio che non vi oltralci. Martin, idiota che non sei altro, le vuoi aiutare? No, ovviamente. Martin, idiota che non sei altro. Pensa agli affari tuoi, cagozzo. Martin, basta! E Andreas, lascia che se ne occupi mia madre. Andreas, Guardate, sta succedendo qualcosa a casa degli Steinauer? Degli Steinauer? Cosa sta succedendo lì? Li sta indicando con fare molto aggressivo. Chi è quello sul cavallo? Sembra ricco. Bravo, Martin, vai a rubacchiare. Non lo so, Martin. Un fortunato gliene sta dicendo quattro. Anzi, ma fortunato gliene sta dicendo quattro. Penso sia Dio quello, che non hanno ancora scritto. No, Cristo, l'ultima volta che ho visto Fortunato così furioso è stata al matrimonio di Peter e Clara, quando Joan o Johan gli ha calato le braghe per scherzo. Oddio. Ha fatto sputare due denti al mio povero marito. Far arrabbiare un tagliapietre non è mai una buona idea. Potrebbe essere un nobile? Sembra proprio ricco. Perdio, Martin, non metterti strane idee in testa per una volta. Sì, mettile che magari ti beccano e vai in prigione. Anzi, ti tagliano una mano. Di che parli, zia Hedy? Non fare sciocchezze. Non pensi che abbiamo già abbastanza problemi? Andreas, se puoi portare le tue ossute gambette di città più in là lungo la strada, noi abbiamo delle pecore da radunare. Certamente, a più tardi. Non lavorare troppo, Martin. Buona fortuna. Perché non dai una mano a tua zia e tua cugina? Non lavorare troppo, Martin. Sì, chiamalo. Questo verrà ricordato. Forse no, aspetta, con non lavorare troppo, magari gli abbiamo consigliato indirettamente di andare a rubacchiare. Curarsi, eh. Allora, proseguiamo. E dobbiamo andare per forza su di qua, allora. Chiesa e casa dei Drucker. Se no, non possiamo andare là dietro per vedere cosa sta succedendo. Qui dietro? No, non possiamo ancora arrivarci lì. Quindi niente, si va qui sotto. E vedete che quando cambia strada un po'. Cioè fa un po' avanti e indietro, un po' bruttina quella cosa. Comunque andiamo alla casa dei Drucker. Eccoci qui. Usano le pecore per bloccare le strade in cui non possiamo ancora passare. Non possiamo entrare nella casa dei Drucker, però questo è Klaus. Come cacchio scrivi, Klaus? Buongiorno Andreas, come va? Buongiorno Klaus, un altro giorno all'abbazia. Ancora qualche ora e potrò tornare a lavorare al mio capolavoro. Buono sapersi. Allora vieni a cena da noi stasera? Mary e Bert vorrebbero vederti. Devi assolutamente vedere queste nuove xilografie realizzate per un'edizione italiana di Till Eulenspiegel. Non sapevo che padre Thomas ti permettesse di stampare libri in italiano. Su via Andreas, non è così severo. So che sta solo cercando di proteggere le persone dall'eresia, dalla mania delle streghe, da storie d'avventura di dubbia moralità, dalla sciatta composizione dei suoi libri. Assolutamente sì, padre Thomas infame. Beh, non tutti possiamo prenderci il lusso di impiegare i giorni per scrivere una singola pagina, artigiano Mahler. Artigiano ancora per qualche mese, poi maestro. Ottimo, e allora potrai dedicare una settimana a ogni pagina e probabilmente ti pagheranno il doppio. Vedi, ora sì che ragioni come un vero artista. Peccato che tu sia uno stampatore. Allora ti aspettiamo per cena stasera dopo i vespri? Certo, grazie. Benissimo, dirò a Mari e Bert che verrai. Ci vediamo allora. A dopo. Perfetto. Allora, abbiamo parlato con Klaus. Salve. Eccolo qua, Thomas l'infame. Dio ti benedica, maestro Mahler. Spero che tu stia trascorrendo una buona settimana. Sbagli pure a scrivere. Grazie padre, va abbastanza bene. Stavo salendo su per la collina per andare a lavorare. Grazie padre, purtroppo devo correre all'abbazia. Non importa se non hai tempo per me oggi, ma la domanda è: avrai tempo per il Signore domenica? Sai quanto sia importante per la tua salvezza ricevere la Santa Comunione, vero? Io sì. Vi chiedo scusa per Thomas, vi prometto che questa domenica ci sarò. Lo so, ma ho lavorato dei bozzetti fino a notte fonda e sospira. Ok,
Oppure sono rimasto in più. Aspettate. Sono rimasto in piedi fino a tardi, sabato. Non mi va di iniziare una discussione con lui. Questo impiccione non può costringerti ad andare a messa all'inferno. Ah, questi non sono le. Cioè, sono tipo i diavoletti che ti parlano sulle spalle, no? Questo è il diavoletto buono, cioè questo è l'angeletto, questo è il tizio neutro che ti dice la cosa più saggia, e questo invece è l'infamella. Vai. In realtà penso che mi ci possa costringere. Merda. Lo so, anzi, sospiriamo. Andreas, pensi che mi piaccia redarguire le persone per convincerle a venire a. Sì, ti piace. Oh, signore, quale benedizione ricevere un visitatore così illustre. Maestro Mahler, vi presento Lorenz, barone di Rotvogel, un grande signore di Worms. Gioca a Worms anche lui? È bello vedervi, padre Thomas. Mi rallegra che abbiate serbato un buon ricordo di me. Se solo potessi fare lo stesso di tutto il vicinato. Anzi, se solo potessi dire lo stesso di tutto il vicinato. Beh, sì. Cosa vi ha condotto di nuovo sulla nostra cittadina? Questi non sono molto ben voluti dalla città, solamente da padre Thomas, chissà il perché. Io e mia moglie stiamo tornando da un viaggio a Venezia. Abbiamo trascorso alcuni giorni a Innsbruck ed è stato terribilmente noioso. Voglio dire, ha un certo fascino, comune a queste città alpine, ma era piena di nobili per la dieta dell'imperatore. Ok. L'imperatore era lì? L'avete visto? Oh, di sfuggita, ma era in posa per un ritratto, piuttosto affascinante. Non ho voluto disturbare né lui né il pittore. Bravo, Lorenz. Chi era l'artista, mio signore? Perché è stata convocata la dieta, mio signore? Ma la dieta esattamente cosa sarebbe? Com'era Venezia, mio signore? Vivevo lì fino a qualche anno fa. Sfruttiamo questo nostro tratto di origine. Oh, affascinante! Gli ebrei della città ora vivono in un loro quartiere, a nord. E gli artisti continuano a dar vita a opere meravigliose. Tiziano, in particolare, è un dio. Senza offesa, padre? Ma certo. Ad ogni modo, mia moglie voleva rimanere ancora un po' a Innsbruck, così ho deciso di partire in anticipo e visitare Kersau. Ho sentito che padre Matthias ci ha lasciati poco dopo la mia ultima visita. Una grande perdita per l'abbazia e per tutti noi. Senza dubbio, per fortuna di recente mi sono imbattuto in una copia della Historia Tassie che stava leggendo durante la mia ultima visita. Padre Mattias sperava di trovare una seconda copia per corroborare i contenuti della prima. Contiene alcuni dettagli affascinanti sulla storia locale. Temo che potrebbero persino causare qualche scandalo. Certo. Ma ora devo andare. Avremo tutto il tempo per discutere del passato di Tasling più avanti. Ho commissionato un manoscritto all'abbazia tramite padre Gernot, e desidero controllare come procede il lavoro. Oh, mio signore, se siete qui per vedere il vostro manoscritto, dovreste parlare con il giovane maestro Mahler qui presente. Non posso fregiarmi del titolo di maestro, devo ancora sposarmi e ricevere l'approvazione dal consiglio cittadino, ma chi se ne frega, è un onore incontrarvi, signore. Andreas è un miniatore di Norimberga, lavorerà nello scrittorio dell'abbazia per qualche mese. Un miniatore di Norimberga che lavora in un'abbazia? Nel 1518? Oh, io e te dovremmo scambiare due chiacchiere, Andreas. Voglio conoscere tutta la storia. Certamente, mio signore, sarebbe un onore. Beh, avrei dovuto già essere all'abbazia, ma non penso sia un problema. Non credo che il mio signore troverebbe interessante la mia compagnia. No, mettiamo questa. Certo che non lo è. Se l'abate o l'abate dovesse fare storia, ci parlerò io. E se non dovesse bastare, parlerò con il principe vescovo di Frisinga, che è un mio buon amico. Stavo usando il neutro lui, se non dovesse bastaru. Grazie per avermelo presentato, padre Thomas. Stasera venite a cena all'abbazia. Siete invitati alla tavola dell'abate. Ma no, abbiamo già la cena dall'altra parte. L'abate o l'abate mi ha invitato? Oh, non preoccupatevi, padre. Voi venite dopo i vespri. Non potrà mica cacciarci. Eccellente, ci vediamo più tardi. Ma no, ma abbiamo già la cena, ma diglielo. Miklaus, io smonto. Tu inizia a portare i cavalli alla foresteria dell'abbazia. Io mi concederò del tempo per parlare con il maestro Mahler. Ti raggiungerò dopo. Subito, mio signore. Ok, Miklaus quindi è tipo il suo scudiero.
Sì, ma noi dobbiamo andare da cena da quegli altri. Quindi sei un viaggiatore da Norimberga. Perdonami se te lo dico, ma sembri un po' anziano per non essere ancora un maestro. Non sei sposato, ma noi gli avevamo detto che eravamo un maestro. Cioè, nessuno gli ha detto che non eravamo un maestro. No, non sono sposato, ma in verità sono arrivato alla mia vocazione tardi rispetto a mio padre e ai miei fratelli. Sono stato all'università per vari anni, a Erfurt. Erfurt, meraviglioso, la stessa università di Martin Lutero. Hai letto le sue opere? Un uomo geniale. Dice cose sulla Chiesa che avrebbero dovuto essere dette anni fa. Forse si metterà nei guai, ma è un uomo coraggioso e brillante. Aspetta, forse l'hai incontrato? L'hai conosciuto? Devi dirmelo. Ah, no, era qualche anno avanti a me. Tuttavia le sue idee sembrano affascinanti. Sono perfettamente d'accordo, devo assolutamente incontrarlo, se mai sarà possibile. Chissà se i buoni fratelli dell'abbazia ne hanno sentito parlare. Forse hanno anche letto la sua lista di 95 tesi contro la Chiesa. Padre Mattias apprezzava un vivace dibattito. Spero che anche padre Gernot non sia da meno. Ma ora basta con Lutero. Parlami dei tuoi studi universitari. Ma no, ma perché? Perdonatemi la domanda, barone. Avete frequentato l'università? Mi sembrate molto colto. Ah no, la mia famiglia è semplicemente abbastanza ricca da avermi fornito tutti i libri e i tutori che un bambino potesse desiderare. Amo la conoscenza in generale, da Aristotele a Cicerone, a Ficino ed Erasmo, e tutti gli altri che sono esistiti o che devono ancora venire. Forse ho giudicato male il barone, sembra colto come uno studente universitario. In verità sono semplicemente felice di parlare con un altro uomo di cultura. Dimmi, hai conseguito il dottorato? In verità, sono semplicemente felice di parlare con un altro uomo di cultura. Dimmi, hai conseguito il dottorato? Ha cancellato. What? Io no, non l'ho fatto. Solo un master. Avevo iniziato a studiare per un dottorato, ma non ho finito. Oh, peccato. Comunque, qual era la materia? Ah, altra roba di origini, perfetto. Abbiamo così, quindi cosa abbiamo studiato? Teologia? Andreas ha solide nozioni di teologia cattolica, conoscenza biblica, diritto canonico, eresie e argomenti simili. Legge imperiale. Andreas conosce le nozioni base di complessi sistemi legislativi che governano i vari stati del Sacro Romano Impero. Medicina. Andreas conosce le nozioni di base della biologia umana, della medicina e della patologia. Da quello che si era visto nei trailer, ad un certo punto avremo anche a che fare anche tipo con la peste, con malati, quindi magari medicina potrebbe tornare utile. Però io sono affascinato da teologia, quindi metto teologia. Teologia, per quanto possa sembrare strano. Non è affatto strano. È una buona materia di studio per chi aspira a una posizione nella chiesa. Il mio defunto zio era l'abate o l'abate di Fulda. Ho trascorso molte ore a leggere i manoscritti della biblioteca con il suo permesso. Era un uomo abbastanza devoto, ma esercitava un grande potere da quell'abbazia. È arrivata Ottilia! Voi! Se avessi avuto un po' di fede, avrei pregato di non vedere mai più il vostro volto qui. Ma ce l'ha con lui, non con noi, no? Siate maledetto, sì, ce l'ha con lui. Lorenz Rotvogel. Se i cani di Percia vi strappassero la carne a morsi sarebbe un destino troppo gentile. Incazzatissima! Queste comunità rustiche mostrano una scioccante mancanza di ospitalità, non credi? A cosa si riferiva? Chi può dirlo? Quando avrò finito di rifletterci, probabilmente quella vecchia megera sarà già morta. Ma è incazzato questo, pure cattivo. E cosa mi dici dei tuoi primi anni all'università? Ogni studente deve studiare il trivio e il quadrivio, giusto? Avevi una materia preferita? Altra origine? Sì. Allora, latinista. Andreas ha un'ottima padronanza della grammatica e del vocabolario latini e ricorda con facilità le sentenze antiche, le sagge citazioni della Repubblica e dell'Impero Romani. Sarebbe divertente tipo citarle a caso in dialoghi che non c'entrano niente. Logico. Andreas pensa istintivamente alle implicazioni di ogni informazione che riceve, è abile nell'analisi spaziale e riesce a eseguire con facilità calcoli complicati a mente. Questo può essere molto utile. Proprio a livello di gioco. Oratore, all'università Andreas eccelleva nella retorica, è abile nell'insegnamento e nell'arte oratoria e possiede ottime capacità persuasive, anche questo può essere utilissimo. Occultista, Andreas possiede pericolose conoscenze teoriche e pratiche di alchimia, astrologia, teurgia, negromanzia,
e di vari riti e cerimonie magiche. Ok, anche questo può essere molto utile. Sarebbe in combo con il fatto che abbiamo studiato teologia, tra l'altro, questo. Cielo e terra. Andreas conosce molto bene le costellazioni, i corpi celesti e il loro movimento. Si intende anche di piante e animali, grazie ai suoi studi e alle esperienze personali. Questo andrebbe in combo con medicina. Io andrei quasi quasi o di oratore o di occultista. Allora. Andiamo di... Occultista, dai. Ho sfruttato la biblioteca dell'università per perseguire interessi più esoterici. Oh, cosa intendi per esoterici? Testi mistici, libri sull'alchimia, l'invocazione degli spiriti, la divinazione, da un punto di vista puramente accademico, ovviamente. Ovviamente. Ho iniziato con la traduzione di Ficino del Corpus Hermeticum e da lì il mio interesse non è che cresciuto. Davvero interessante, Andreas. Prima di andar via, troverò il tempo per discutere più a fondo con te dell'argomento. Attendo quel momento con impazienza, mio signore. Come desiderate, mio signore. Vi prego di essere discreto al riguardo, mio signore. Facciamo come desiderate. E gli altri studi? C'era dell'altro in cui eccellevi. Altro! Ah, posso scegliere due! Beh, allora andiamo di oratore. Assolutamente, erano due che volevo. L'arte della persuasione, ovviamente. La retorica. Ah, allora devi aver studiato sia i greci che i romani. Sì, Aristotele e Cicerone, certo, ma anche pensatori cristiani come Agostino e Tommaso d'Aquino. È vero, il discorso pubblico non è più usato come ai tempi dei senatori nella Repubblica Romana. Proprio così, i dottori della Chiesa non stavano cercando di persuadere i politici, ma di persuadere la gente della verità cristiana. Tuttavia, i principi rimangono gli stessi: inventare le argomentazioni, organizzarle, abbellirle e interiorizzarle prima di consegnarle al pubblico. Splendido, anche se suppongo che a un miniatore la retorica non sia particolarmente utile, specialmente in un posto come questo. Vedrai, Lorenz, vedrai. Non è vero? La retorica è anche un'arte, e come altre forme d'arte dovrebbe essere creata per il pubblico e il suo scopo. Può essere praticata facilmente sia nelle strade di una città rurale che nella curia di Roma. Ben detto. Assolutamente sì. Ah, ecco l'abbazia. Serbo splendidi ricordi di questo posto di padre Mattias. Mi è molto dispiaciuto apprendere della sua scomparsa. Come l'avete conosciuto? Come siete venuto a sapere di Kersau? La mia famiglia ha sostenuto Kersau per innumerevoli generazioni. Anni fa mi era giunta voce che Kersau avesse ancora una magnifica biblioteca e artigiani di talento. Oggigiorno la produzione di manoscritti è quasi tutta nelle mani di artisti professionisti, dunque immagina la mia sorpresa quando trovai qui uno scriptorium ancora attivo. Beh, non è rimasto molto ormai, due anziani, un giovane scriba e il sottoscritto. È un posto ideale per lavorare alla propria arte. Gli artisti rimasti qui sono talentuosi, anche se un po' all'antica. Vai, mettiamo questo. Beh, Kersau è ben più che un po' all'antica. Alcuni dei miei amici mi ritengono pazzo per aver commissionato un manoscritto a un'abbazia di questi tempi. Ma la mia famiglia ha sostenuto Kiersau per generazioni. Trovo sbagliato smettere di farlo quando qui c'è ancora del talento. Un anno fa ho commissionato un manoscritto a padre Gernot. Ho pensato di passare per controllare come procede. Aspetta, te ne stai occupando tu? È un libro di preghiere con 20 illustrazioni. Non sono io, ma l'opera mi è nota. Conosco bene il miniatore, il venerabile fratello Piero, il mitico Piero. Venerabile quanto? Non ha perso ingegno e abilità, se questo è ciò che vi preoccupa. Fratello Piero ha un talento incredibile con il colore. Allora attendo con ansia di vedere la sua opera. Ok. Fratello Piero già mi sta simpatico, dai, d'altronde fratello Piero. Miklaus, ovvero il suo scudiero, occupati dei cavalli e del bagaglio. Io vado all'abbazia. Sì, mio signore. Ecco, vai, sgobba. Bene, non facciamo aspettare ulteriormente l'abate o l'abate. Oh, delle suore? O meglio, una suora e due... Boh. Serve? Suore. Abbastanza insolito per una casa benedettina avere sia monaci che suore.
anche se separati. La Chiesa ha chiuso la maggior parte dei monasteri doppi secoli fa, ma per molti versi Kiarsau è un luogo fuori dal tempo. Conoscete Madre Cecilia? Mi è parso che vi abbia riconosciuto. Ci conosciamo, sì, meglio non aggiungere altro. Questo è loschissimo, comunque ha fatto delle cose stranissime, sicuro. Ah, voi dovete essere padre Gernot. Sono Lorenz, barone di... Il barone di Rothvogel! È splendido avervi di nuovo qui. Ci siamo già incontrati durante la vostra ultima visita. Ah, se lo dite voi, non sono bravo a ricordare volti. Vi prego di perdonarmi, mio signore, ma pensavo che sareste arrivato fra qualche giorno. Sì, lo so, ma mi sono anticipato. Ero impaziente di vedere il mio manoscritto. Sono certo che non sia un problema. Noi... sì, cioè no, non è un problema. Volete vederlo subito? Oh, tra un minuto. Metterei volentieri prima qualcosa nello stomaco. Posso vedere cosa offre la cucina? Vai, andiamo a vedere se la cappa è sporca, eh? Sì, certamente, mio signore. Ti raggiungeremo lì. Questo palesemente non lo vuole tra i piedi. Cioè, padre Gernot, questo qua non lo vuole. Andreas, non so cosa stessi facendo con il barone, ma ho bisogno di te nello scrittorium. Adesso! Certo, padre, non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Perché ve la prendete con me? Non è un mio problema. È un brutto momento per chiedere un anticipo sul pagamento per il libro delle ore. Vai. Grrr. Cazzatissimo. Forse dovrei chiederglielo quando è di umore migliore. Magari potrei semplicemente convincere fratello Matteo a pagarmi in anticipo. Ok. Le tasse dei Gärtner. Trovo un modo per farti pagare. Allora, andiamo da questa parte un secondo. Andiamo nel santuario prima. E qui ci sono le suore. Adesso riusciamo a capire cosa è successo con le suore, eh? Un reliquiario contenente la mano di San Maurizio, che un tempo impugnò la lancia sacra, o almeno così si dice. Fratello Matteo si occupa di questo santuario insieme ad alcune sorelle che dipingono i distintivi per i pellegrini. Salve Margaret, anzi salve Margarete. Dio ti benedica, fratello Piero. Ah, è cieca lei? No, un momento, è il maestro Mahler. Pensavo che non vedeste, suor Margarete. Durante il giorno riesco a distinguere alcuni colori. Come avete capito che ero io? Tu e fratello Piero odorate entrambi dei pigmenti che usate. Ma tu sei più alto e hai un secondo odore, come di pesce o mandorle tostate. O è vecchio olio di lino, popolare tra gli italiani. Mio fratello Piero non lo usa. Ne parlerò con suor Gertrude. Come stanno crescendo le erbe di suor Gertrude? È presto per dirlo, la maggior parte non sarà colta prima di maggio, ma mi trovo bene a lavorare con le erbe. Buona giornata, Sor Margaret. Dio ti benedica, Maestro Mahler. Ok. Salve a te anche, Lisbeth. Dio ti benedica, Maestro Mahler, grazie. E salve Gertrude. Dio ti benedica, Maestro Mahler. Come procede il tuo lavoro nello scriptorium? Molto bene, grazie. Oh, allora immagino che non ti interessi lo zafferano che Agnes Steinauerin ha ricevuto ieri. Cosa? Zafferano, sul serio? Chi te l'ha detto? Suor Matilda, l'ha vista dagli Alban. Potresti cercare di convincere il priore Ferenc a procurarsene un po' per i tuoi gialli. Buono sapersi. Come sta, Mausfanger? È qui da qualche parte. Speriamo che trovi i coniglietti prima di Suor Matilda. Ci vediamo, Suor Gertrude. Ok. Dio vi benedica, Andreas. Forse ci vedremo al santuario di Santa Sazia. Sazia? O Grazia? Santa Sazia, a quanto pare. Uno di questi giorni. Ok. Qui non c'è più nulla. Sì, possiamo uscire allora. Abbiamo appreso che c'è dallo zafferano per noi da qualche parte. Allora, poi di qua si può andare, eh? Si può entrare nel chiostro. Andiamo prima nella chiesa. Vediamo se c'è qualcosa qui dentro. Ah, c'è un frate, Rudeger. Dio ti benedica, Andreas. Avete recuperato la voce dopo la messa di Pasqua, Rudeger? Oh sì, è stato un bello sforzo, ma ne è valsa la pena.
Beh, se il Signore ci ha donato tutto se stesso a Pasqua. Esattamente. Ti auguro una buona giornata nello scrittorium. E io vi auguro una buona giornata con i vostri canti. Ok. Cripta e torre. Dov'è lo scrittorium? Dormitorio. Vecchio bastione. Matteo. Sagrestia è chiusa. Parliamo con Matteo. Dio vi benedica, Andreas. Come va la sagrestia oggi, Matteo? Uguale a ieri. La mia vocazione mi sembra ridicola, maestro Mahler. Assolutamente no. Ah, questa è una cosa che possiamo rispondere solamente perché abbiamo studiato teologia? Pur non avendo concluso i miei studi teologici, comprendo l'importanza del sacrista. Apprezzo la vostra comprensione. I tesori dell'abbazia sono come sempre al sicuro. Grazie per il vostro interessamento. Che Dio sia con voi. Un'altra cosa, ho un favore da chiedervi. Sì, Andreas. Speravo potesse darmi lo stipendio per l'ultimo manoscritto in anticipo. Dai, ne abbiamo detto che la sua vocazione è alta. L'accordo che avete stipulato con padre Gernot non lo prevede. Sarete pagato al compimento di ogni manoscritto che minerete, non prima. Mi mancano solo poche pagine, fratello Matteo. Lo finirò comunque nei prossimi giorni. Non potete fare un'eccezione solo stavolta? Non senza un buon motivo, questa abbazia si regge su accordi reciproci, non pagamenti a caso. Venire meno a tali contratti causerebbe problemi enormi non solo a Kirso, ma anche a Tassing. Eccola qua l'arte oratoria. La questione è urgente, fratello Matteo. Per amor di un altro cristiano, vi prego di fare un'eccezione. Va bene, non chiedetemelo più, Andreas Mahler. Ok, abbiamo preso i soldi, ecco qua. Lo farò presente a padre Gernot. Al priore di Ferenc. Grazie, fratello Matteo. Dio vi benedica, Andreas. Ok. Hai convinto Matteo? Bene, ora che ho ottenuto il pagamento, posso dare a Clara l'affitto in anticipo. Li consegnerò direttamente a lei per assicurarmi che li riceva. Li metterò sul tavolo stasera per fargli una sorpresa. No, no, li consegnerò direttamente a lei, che sul tavolo poi qualcuno li fotte. Sicuro. Allora. Esploriamo anche queste altre zone. Cioè, qui abbiamo trovato completamente a caso Mathieu, che ci ha permesso di fare questa appunto. Ah, ecco qua dove è lo scriptorium. Questa missione. Cimitero, scriptorium, casa del priore. Entriamo nella casa del priore. L'abbiamo preso qualcosa. Cos'è questa? Una volvella? Ne ho già viste prima nei trattati di astronomia e medicina. Ma questa a che serve? Due ruote, la ruota superiore a lettere greche, e fori ritagliati per rivelare le lettere latine sottostanti. Il bordo esterno della ruota inferiore è diviso in quattro sezioni, ciascuna decorata con un simbolo elementare. Simboli greci, latini ed elementari. È ovvio che l'autore è qualcuno con interessi occulti. Ah, ruotare il disco superiore di un quarto allinea un diverso simbolo elementare con la cima del disco inferiore. E questo rivela un diverso insieme di lettere sottostanti. Mi chiedo a cosa serva. È una sorta di cifrario? Devo indagare più a fondo. Deve essere collegato a qualcos'altro qui intorno. Ok. Qui? No. Beh, qui comunque non possiamo prendere nulla. Quindi usciamo. Abbiamo trovato un segretino, magari? Segretuccio, prima di andare nello scriptorium, che è dove dobbiamo andare, andiamo nel cimitero. E diamo un'occhiata qui. I meli hanno appena iniziato a fiorire. Ci vorranno mesi prima che producano frutti. Non posso scendere, vero o no? Si può andare solamente di qua. E andiamo verso il chiostro. Salve, Sebat. Dio vi doni la pace, maestro Mahler. Fratello Sebat, sono sorpreso di vedervi ancora qui. Lo sono anch'io, ma presto tornerò a Roma. Io e il mio vescovo ci rammarichiamo di non aver potuto ricambiare prima la generosità di padre Rodulf. Tanti anni fa, al concilio di Costanza, dimostrò una grande umanità nei confronti dei nostri sacerdoti. Rimarrete a Roma? La decisione spetta al mio vescovo. In ogni caso, mi mancheranno queste montagne. Dovreste visitare l'Etiopia, maestro Mahler, e ammirarne gli altipiani. Dio ha benedetto la mia casa con grandi bellezze. Mi piacerebbe,
Un giorno. Prima però devo tornare a Norimberga e aprire il mio laboratorio. Sì, un giorno. Fino ad allora, se mai vi recherete a Roma, può darsi che io sia ancora nei paraggi. Non mi sono mai spinto più a sud di Firenze, ma mi piacerebbe molto visitare Roma. Ad ogni modo, nei prossimi giorni avete un po' di tempo. Se nei prossimi giorni avete un po' di tempo, mi piacerebbe condividere un pasto con voi e alcuni abitanti della città. O tutti che vogliono invitarci a cena, eh? Gli abitanti della città? Sono abituato alle occhiatacce, soprattutto nei luoghi rurali come questo. Ma ho avuto un piacevole scambio di vedute con il fornaio e sua moglie. Oh sì, gli Alban, Urlich e Gret. Mi sono offerto di raccontare una storia ai bambini e alle loro madri durante un pasto, un giorno. Gret sembrava entusiasta, ma sarei più a mio agio se ci foste anche voi. Troverò volentieri il tempo di esserci. Grazie, Andreas. Non vedo l'ora. Dio vi doni la pace. Ok, abbiamo anche quindi un altro incontro, un altro invito a cena. Andiamo nella cucina, nella cantina. Vediamo cosa c'è qui sotto. Ok, di qua si va nel refettorio. È tutta collegata sta mappa, mannaggia loro. Che c'è Lucas qui dentro. Qui si può andare in cantina e qui nel giardino grande. Parliamo con Lucas. Ciao Andreas. Come va in cucina? Fratello Wojslaw ti fa lavorare molto? Non troppo. Fratello Wojslaw è buono con me. Sono il padre e abate e il fratello priore che mi rendono difficile la vita, figurati. In che modo? Non dovrei lamentarmi. A loro piace il cibo in un certo modo e io non sono ancora tanto bravo a cucinare. Fratello Wojslaw ti insegnerà tutto con il tempo. Anche fratello Edok si lamenta del cibo, ma lo fa solo con fratello Wojslaw. Cosa ne può capire fratello Edok di cucina? Viene dalla Cornovaglia. Non so nemmeno dove si trova. È una terra a ovest, dall'altra parte del mare, dove mangiano solo pesce. Sembra terribile, ma è proprio di quello che si lamenta sempre, il pesce. Credo che gli piaccia lamentarsi. Non perderti d'animo, fratello Lucas, sta imparando. Grazie, a più tardi, Andreas. A più tardi. Ok, queste sono tutte cose secondarie che sono carine da fare. Alla fine, cioè, godiamoci il gioco, non serve correre, no? Wojslaw, eccolo qui, il capo delle cucine. Buongiorno, Andrea. Com'è vivere con i Gartner, anzi con i Gärtner? Mi piace, sono una bella famiglia. Andiamo abbastanza d'accordo. È una stanza in una casa di campagna, non posso aspettarmi granché. No, mi piace, dai. Sono carini con me. Clara è una brava donna e si prende cura di York ed Eva come se fossero figli suoi. Ormai sono abbastanza grandi. Vero, penso che si prenda cura di loro non perché ne abbiano bisogno, ma perché vuole farlo. La piccola Ursula è davvero in buone mani. Beh, se non ti incontro più tardi all'abbazia, magari ci vediamo domani a Tassing. A presto. Va bene? E qui non c'è nulla. Ok, risaliamo. Qui abbiamo fatto. Possiamo andare allora nel refettorio. Dai, andiamo nel refettorio. Di qua si rientra in chiesa, immagino, no? No, nel chiostro. Ah, guardate, lì c'è una sorta di affresco dell'ultima cena. Lì dietro. Quando i fratelli consumano i loro pasti, il lettore si accomoda qui per declamare. Virgola. Non si sa bene per quale motivo. Giardino grande. Andiamo nel chiostro, va? Ok, siamo ritornati qui, perfetto. Quindi abbiamo fatto il refettorio, non siamo stati nel dormitorio e abbiamo fatto la cucina cantina. Andiamo nel dormitorio. Allora, ok, qui abbiamo un botto di letti, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mi sembra. Quindi in tutto i frati saranno 16. Nella chiesa ci siamo già stati, andiamo nel vecchio bastione, qui non c'è nulla da fare. Ok, anche qui ci siamo già stati. Allora, nel cimitero ci siamo andati, qui dietro ci siamo andati. Nello scriptorium ci andremo dopo perché è dove dobbiamo andare. Esploriamo prima il resto della chiesa. Torniamo in chiesa. Qui c'erano un botto di posti dove poter andare. Nel vecchio bastione ci siamo stati, nel dormitorio anche. Però qui sopra no, andiamo nella torre. Però non sembra esserci nulla qui. Nada. Scendiamo allora. Ok, andiamo nella cripta.
Beh, nella cripta ci sarà qualcosa, c'è sempre qualcosa di losco nelle cripte. Le fondamenta dell'abbazia furono costruite durante l'occupazione romana di questa terra, non molto tempo dopo la morte di Cristo. Ok. Queste iscrizioni tombali sono antiche di secoli e risalgono sino alla fondazione dell'abbazia. Ma cos'è quell'omino lì disegnato in quel modo così buffo lì sopra? Va bene. L'abate o l'abate Dietrich, ai tempi in cui il potere di Kelsau era al suo apice, nel XIV secolo. Quei giorni sono ormai lontani. Ok. E invece qui che c'è? Indaga. Oh, un bel rilievo della Vergine e del Bambino. Peccato che sia nascosto qua giù. Posso fare qualcosa? Oh. Ci deve essere qualcos'altro. No, niente di speciale. Questo? Ci deve essere qualcos'altro. La corona? Una di queste parti deve muoversi in qualche modo. Non è nemmeno la corona. La colomba? No. La chiave? Sì, ecco! E adesso cosa? Trova la porta segreta per la biblioteca. What? È uscito l'obiettivo da lì, vedete? Oh! Un passaggio segreto per la biblioteca. Devo ricordarmelo. Ok. Devo ricordarmi che c'è un passaggio segreto per la biblioteca. Magari qui abbiamo fatto una cosa che dovremmo fare più avanti, eh. Mi sa che non è una cosa secondaria questa. Allora, andiamo nel chiostro ora. Ok, siamo ritornati nel chiostro. Abbiamo fatto qui il dormitorio, perfetto. Andiamo un po' più avanti. Cortile e lavatorio, ma andiamo. Qui dentro non c'è nulla, però. Magari sarebbe stato divertente trovare dentro un frate che si faceva il bagno. Ok, qui non c'è nulla letteralmente. Quindi ritorniamo nel chiostro. Giardino grande, dobbiamo ancora andarci, mi sa. L'aquarium del monastero. Andiamo nel giardino grande. Altra roba qui. Sala capitolare, subito. Vediamo qua. Un affresco della danza macabra. Padre Mattias lo fece dipingere pochi anni prima della sua morte. È stupendo. La danza macabra, eccola qua, sì. La morte che danza con le persone. Ok. E di qua si ritorna nel chiostro. Va bene. Molto figa questa parte, carina. Poi, beh, qua si ritorna nel chiostro. Ah, posso scendere qui però. Casa dell'abate, andiamo, o dell'abate. Ferenc. Dio ti benedica, Andreas. Non possiamo parlare con Ferenc? Accarezza Mirabilis. Accarezziamolo, poverino, no? Oh, che dolce. Dalla zampa. Tu ora mi direi qualcosa, Gerno, vero? No, niente. Ah, non possiamo andare all'abbazia inferiore. E non possiamo nemmeno salire. Quindi qui dentro non c'è letteralmente nulla da fare per ora. Però ricordiamoci la casa dell'abate qui nel giardino grande. Questi cetrioli stanno crescendo rapidamente. Sono sicuro che tutti quelli che non verranno mangiati finiranno in salamoia. Assolutamente sì. Torniamo su. Recinti degli animali. Aspettiamo di andare. Cucina e cantina ci siamo già stati. Mi chiedo che ricette usino i fratelli per i piselli. Andiamo nel refettorio. Però qui ci eravamo già stati. Sì, nel refettorio ci eravamo già stati. Torniamo nel giardino grande. E andiamo quindi nei recinti degli animali. Nel cimitero ci siamo già stati, anche nel giardino grande, quindi possiamo scendere. Vedete che piano piano comunque esploriamo tutto, eh. Salve Volkbert. Buona giornata, ok. E non sembra esserci molto, il macello è chiuso. Forse si può entrare qui? Sì. Oh, attenzione. Distintivi per i pellegrini di San Maurizio. Li produce Endris. Ma li abbiamo presi? No, li abbiamo solamente visti però. Magari conterà qualcosa più avanti. Ok, ritorniamo nel giardino grande. Quindi abbiamo fatto tutto qui. Cucina e cantina fatte. Refettorio fatto. Chiostro fatto. Sala capitolare. Ritorniamo nel chiostro. Andiamo nell'oquarium del monastero. Qui si ritorna nella chiesa. Quindi anche qui abbiamo fatto tutto.
Qui sotto abbiamo la sala capitolare già fatta. Nell'infermeria non ci siamo stati. Andiamo a vedere. San Luca è il patrono degli artisti e anche il patrono dei guaritori. Ok, salve Florian. Dio ti benedica, Andreas. Fratello Florian, come state? I fratelli e le sorelle stanno bene, quindi io sto bene, grazie a Dio. Andreas, hai parlato con Klaus Drucker ultimamente? Sì, di recente. Perché? Credo che presto riceverà un tomo sulla medicina da Bologna. Mi interesserebbe molto. Sapete leggere l'italiano? Oh no, pochissimo. Inoltre il mio latino non è un granché. Speravo di poter contare sull'aiuto di fratello Piero, se avrà il tempo libero. Sono sicuro che lo troverà. È un insegnante paziente. Senza dubbio. Ci vediamo più tardi, Andreas. E tra l'altro Piero non l'abbiamo ancora trovato, probabilmente nello scriptorium. La maggior parte di queste medicine sono state preparate da Agnes Steinauerin con l'aiuto di Suor Gertrude. Ok. Quindi abbiamo completato anche l'infermeria. Vorrei uscire però, grazie. E qui si va nell'abbazia superiore. Non ci siamo stati nell'abbazia superiore, o sbaglio? Andiamo a vedere. Ah, che era all'esterno, perfetto. Quindi abbiamo completato, immagino, tutta la chiesa. Nel santuario ci siamo stati. Giardino del convento, andiamo a vedere. Oddio, ma è immenso questo posto. Ah, il partenio. Ha sempre un profumo così fresco. E poi i suoi succhi sono particolarmente efficaci per curare i postumi di una sbornia, giustamente. Sembra che questa porta conduca al resto del convento. Non posso usarla. Ok, non ancora, immagino. Andiamo nella casa della priora. Salve, priora, Cecilia. Dio ti benedica, Andreas. Dio vi benedica, Madru Cecilia. Posso esserti utile in qualche modo? Ho notato che avete portato le sorelle all'interno dell'abbazia quando sono arrivato insieme al barone. Infatti, vorrei sapere perché. E perché ti interessa? Il vostro silenzio è stato eloquente. Mi è semplicemente sembrato insolito. Il vostro silenzio è stato eloquente. E ora lo sarà ancora di più. Buona giornata, Andreas. Ok, non vuole dirci palesemente cosa sia accaduto. Possiamo andare nel giardino del convento? Sì, perché qui dentro non c'è nulla da fare, purtroppo. La Suor Cecilia lì non è molto di tante parole. Non è di tante parole. Un dipinto di Hildegarda di Bingen, molto cara, Madre Cecilia. Ok. Le porte del convento sono chiuse agli estranei, quantomeno agli uomini. Va bene, ci posso stare. Usciamo. Salve Matilda. Dio vi benedica, maestro Mahler. Suor Matilda, come state? Madre Cecilia non vuole che parliamo con gli uomini, a meno che non sia necessario per svolgere il nostro lavoro. Ah, perdonatemi, non intendevo disturbarvi. Vi ringrazio, maestro Mahler. Ok, quindi non posso nemmeno parlare con gli uomini loro. Tassing è fortunata ad avere una tale quantità di betonica spontanea. Io dovevo comprarla a Norimberga. Ok. Ah, le cinque foglie a comune. Cresce così facilmente che alcuni la considerano un'erbaccia. Senza dubbio le suore si prendono molta cura del loro giardino, ok? Sofì? Dio ti benedica, maestro Mahler. Anche lei non può parlare? Come vanno le cose nella cucina delle suore? Senza offesa, maestro Mahler, ma non posso parlare con gli uomini. Ah, le mie scuse. Dio ti benedica, anche a voi, sorella. Niente, loro non possono proprio parlare. Qui c'è un gattino, accarezza Mousefanger. Ah, ok, Mousefanger era quello che doveva trovare i topi. Anzi, i conigli. Cioè, era quello che si trovava i conigli e faceva un macello, probabilmente perché il gatto li avrebbe sbranati. Qui dentro però c'è qualcosa. Suor Gertrude essicca e conserva qui tutte le sue erbe. Ok. Quindi abbiamo esplorato anche questa parte. Il giardino del convento. Santuario fatto. Potremmo andare all'abbazia inferiore volendo. Vediamo un po' cosa c'è prima di andare nel chiostro. Ah, ok, ci sono lì i cavalli. E di qua si torna ai pascoli dove eravamo prima, però non ha molto senso allontanarsi così tanto. Diamo un'occhiata in foresteria. Troveremo lo scudiero del tipo di Lorenz. Infatti, eccolo qui, Miklaus. Dio sia con voi, Andreas, però non ci parla. Ok, non possiamo parlarci. Qui c'è qualcosa?
nell'abbazia inferiore. Casa dell'abate, non possiamo andarci. E tra l'altro ci saremmo potuti arrivare da dietro. Avete capito più o meno com'è la geografia? Cioè, là dietro c'è tutta l'altra parte, e poi passando appunto da dietro si può arrivare alla casa dell'abate. Ora si va allo scriptorium, quindi dal chiostro. Si va al giardino grande, da quello che ricordo. Eccolo qua, giardino grande. Dal giardino grande al chiostro. Allo scriptorium, volevo dire. Prefettorio. Case cantina? No, non è nel giardino grande. Ritorniamo al chiostro. È da un'altra parte allora. No, non è nel refettorio sicuro. Torniamo al chiostro. Diamo un'occhiata in giro. Non è nella chiesa. Cucina, cantina, cimitero. Proviamo a uscire di qui. E ritorniamo su di qua. Vecchio bastione. Eccolo, era qui il vecchio bastione. Entriamo nello scriptorium. Eccoci qui. E direi che però nello scriptorium, questo primo video, questa prima parte di Pentiment può finire qui. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.